Puntata scoppiettante all'Isola dei Famosi, subito animata da un accesissimo scontro tra i due naufraghi a rischio eliminazione, Greta Zuccarello, poi eliminata quasi a furor di popolo, ovvero con il 66% dei televoti, e Arthur Dainese. Ma è successo dell'altro. Karina Sapsai, l'ultima arrivata tra i naufraghi, non ha avuto neanche il tempo di sbarcare in Honduras, che è diventata subito leader del gruppo, finalmente riunito, dopo aver vinto la fatidica prova del fuoco. E questo ha suscitato talune proteste critiche, da lei incassate senza imbarazzo, e ha trovato un difensore d'eccezione in Dario Maltese. Ricostruiamo cosa è accaduto. Da ultima arrivata a leader. Il fatto che Karina sia subito divenuta leader dei naufraghi ha fatto storcere il naso, in particolare, a Matilde Brandi, Cadighed e Greta Zuccarello. Ma lei non si è affatto scomposta, mi aspettavo queste critiche, ha detto, sollecitata dal conduttore, Vladimir Luxuria, perché sono nuove critiche ovvio che arriveranno. Soprattutto perché gli altri vivono qua da tanto tempo. Io sono qua da una settimana. E qui interviene la stessa Luxuria, anche se sei arrivata da una settimana tu sei una naufraga come tutti gli altri e non è che se sei arrivata dopo gli altri allora devi essere trattata peggio. Infine, a prendere la parola è l'ospite e opinionista Dario Maltese. Una strategia dei naufraghi? Mi sembra sempre chiara la tecnica. Designano una vittima e poi cercano il modo di farla fuori. Queste le parole forti di Maltese, che si riferisce soprattutto alla nomination lampo della nuova arrivata, pressoché inspiegabile data la tempistica, da parte di Edoardo Stoppa. E ancora, l'intero cast dei naufraghi, a suo dire, avrebbero messo in atto una strategia per cercare di farla fuori. Chi è, davvero, Karina Sapsai? Per chi ancora non abbia preso confidenza col nuovo volto dell'isola, scopriamo chi è davvero Karina Sapsai. Modella e influencer 34enne, la giovane russa è nativa di Vladivostok. Madre russa e un padre ucraino, dunque immaginiamo il travaglio interiore da quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina, sin da bambina sviluppa una passione per il teatro e il cinema. La sua carriera nel mondo dello spettacolo prende il via quando, a 18 anni, partecipa a un concorso di bellezza nella sua città natale. Dopo il concorso, ha condotto un programma televisivo per ragazzi in Russia, così catturando l'attenzione di talent scout del settore della moda.